Ciao a tutti, mi chiamo Gian Gerazzeto, sono il responsabile del laboratorio di innovazione e design dell'azienda Fratelli Razzetto Casaretto di Sori. L'azienda è stata fondata da mio nonno con il fratello, il socio Casaretto, e oggi siamo alla quarta generazione. Dopo la laurea con una tesi di sociologia sulla comunicazione fra i giovani in discoteca, sulle club cultures, mi sono avvicinato all'azienda e sono entrato in azienda proprio facendo la gavetta. Fin da bambino ho sempre partecipato alle fiere con mio papà e con mio fratello e ho sempre sentito dire che noi eravamo la Rolls Royce delle serrature, ma un pochino scarsi sulle maniglie. Mi sono inventato un sistema di maniglie multifunzionali, chiamate poi frigo, dove una parte fissa, che serve a standardizzare la produzione da parte dell'azienda, e una parte mobile, quindi l'impugnatura, che serve per le personalizzazioni. Quindi la prima maniglia a impugnatura intercambiabile l'ho voluta fare anche anti-shock in gomma profumata, giocando sulle memorie olfattive. E poi l'abbiamo fatta in tutti i materiali possibili e immaginabili, fino ad arrivare all'idea della multifunzionalità. Quindi la multifunzionalità abbiamo voluto dare una nuova funzione alle maniglie che prima non esisteva, che è stata quella di illuminare. Ho capito che la cosa più interessante della luce sulle maniglie e della corrente è proprio quella di portare delle informazioni di carattere di sicurezza. Quindi le maniglie possono diventare dei segnali luminosi che indicano le vie di fuga migliori in caso di incendio. Quando ho partecipato alla ricerca interuniversitaria per il CNR che coinvolgeva le università di Genova, Pisa e Bologna sui luoghi del Loisir, da questi studi ho tratto due grossi concetti che poi sono stati riportati sul libro di Maria Teresa Torti, Abitare la notte, che sono quelli di patchwork generation, quindi contaminazioni, e quello di tribù di unici fra simili, ossia avevo notato che i giovani all'epoca, fine millennio scorso, desideravano essere parte di un gruppo, sentirsi parte di un gruppo pur reclamando la propria identità. Io l'ho chiamata tribù di unici fra simili e questo, insieme all'altro concetto di contaminazione, poi oggi, quasi 30 anni dopo, posso dire che sono stati un po' il leitmotiv di tutta la mia carriera come designer e anche come scultore. La mia idea è stata quindi quella di prendere una unica forma e dare nuovi significati, nuovi concetti, quindi la multifunzionalità, con le maniglie luminose, quelle profumate, quelle morbide ed elastiche. Quando facendo la gavetta in azienda ho visto la prima maniglia, erano delle maniglie pendenti, ho deciso di fare un braccialetto, ho capito che potevo esprimermi a modo mio all'interno dell'azienda, quindi ho iniziato a usare le mole e quindi a scolpire. Questo poi è rimasto un po' il mio divertimento, in azienda ho fatto anche tutte le maniglie scolpite, ma soprattutto ho continuato poi a divertirmi, a inventarmi dei metodi di lavoro, torturando la lastra di ottone, principalmente lavoro d'ottone, torturandola, bruciandola, picchiandola, storcendola, e ho tirato fuori dei progetti a cui sono molto affezionato, quello dei geroglifici contemporanei, che poi sono gli emoticon, riportati, quindi degli oggetti che sono prettamente digitali, perché li troviamo sui telefonini, sui social, eccetera, e io mi sono divertito a riportarli invece sulla terra, torturandoli, picchiandoli e bruciandoli. Il design per me è arte e ingegno al servizio della funzione. La sua funzione è quella di semplificare e migliorare la vita degli utenti, l'esperienza degli utenti. Se così non facesse non sarebbe design, secondo me. Quello ho cercato sempre di fare questo con le maniglie luminose che indicano le vie di fuga, ultimamente con le maniglie antivirali che interrompono lo spread di agenti patogeni, di virus, di batteri e di funghi. Poi ho cercato di fare degli oggetti che migliorassero la vita degli utenti.